No, è assurdo che sto per dire sta cosa, ma onestamente ho adorato il fatto che non ci abbiano messo la relazione LGBT. Ma questo ne parliamo in un altro video. E buon salve bipedi, sono Filodoro e se siete qui immagino perché voi state aspettando la seconda parte del mio video precedente. E se non avete visto la mia video recensione della serie di mercoledì, andate a recuperarla. Faccio la stessa premessa che ho fatto anche nell'altro video. Questo video lo sto registrando dopo purtroppo una brutta influenza, quindi se ogni tanto mi sentite raschiare con la voce o pronuncio parole strane, scusate raga, sto ancora mezzo attappata. Comunque, come vi avevo anticipato già nel video precedente, una cosa che ho apprezzato tantissimo all'interno della serie di Mercoledì Addams è che non le hanno messo last romance LGBT. Lo dissi già nell'altro video, una cosa che comunque sebbene ero partita molto positiva nei confronti di sta serie, sia perché comunque sembrava un buon prodotto, sia per il fatto che comunque c'era una valida crew registica dietro, composta non solo da Tim Burton, perché ripeto, la serie non l'ha fatta Tim Burton. Una cosa che però da un lato mi spaventava è che comunque era un prodotto Netflix e che da un lato era inserito, cioè nel senso era indirizzato a una fascia teen. Ora ragazzi, non so chi di voi ha visto Boris 4, ma c'è del velo all'interno di quella serie, ossia Netflix ha bisogno di dei dettagli che si ripetono all'interno quasi di ogni serie. Alcuni dettagli, tra cui la storia teen, la diversità e una cosa che abbiamo visto anche all'interno della serie di mercoledì, questa specie di falso femminismo. Ecco, nel momento in cui ho visto tutte quelle frasi del tipo perché l'hai fatto, perché il patriarcato, perché sono un mero oggettificazione maschile, ve lo giuro, mi si è accapponata la pelle, ho detto no ragazzi, vi prego, no, no, Netflix, no, basta. E soprattutto, dopo tutti i rumor che c'erano stati dietro a sta serie, e che all'inizio, ve lo giuro, io ero convinta, quando ho visto i primi trailer, che fosse una cosa partita unicamente dai fan, io ero seriamente convinta che alla fine avrebbero reso Mercoledì lesbica e che l'avrebbero messa coenid. Ve l'ho detto all'inizio, vedendo i trailer, io pensavo che fosse una cosa unicamente dei fan, che si sa, comunque il fandom ha questa enorme capacità di shippare due personaggi che respirano la stessa aria pure per mezza scena. Oltretutto, come dissi già nell'altro video, Enid è completamente l'anteposto di Mercoledì. Lei è carina, è solare, è frizzante, è colorata, è praticamente una lattina di Coca-Cola con dentro lo zucchero shakerato e poi lasciata esplodere. Mentre Mercoledì la conosciamo? Assolutamente no. Onestamente, pensavo che tra loro due, non lo so, magari avrebbero voluto creare una dinamica un po' alla Marceline e Gomma Rosa, una cosa del genere, che da un lato più o meno l'hanno creata, quel dualismo persona super solare, persona super tetra, che comunque è quel tipo di relazione che ci sta sempre, che va sempre bene, e che anche otticamente io la adoro, la trovo super simpatica, infatti adoro la dinamica tra loro due. Però, ragazzi, devo essere onesta, quando vidi i trailer, quando vidi che già la gente cominciava a shipparle, io dissi un forte no. Oltretutto, questa cosa veniva alimentata ancora di più, cosa che onestamente ho scoperto successivamente, veniva alimentata ancora di più dagli attori, cosa che in realtà stanno continuando a fare, mi sembra aver capito, anche dopo l'uscita della serie, continuano a mandare tipo delle frecciatine tra Enid e Mercoledì. E non lo so ragazzi, sta cosa non mi ha mai convinta più di tanto. Vi spiego meglio, all'interno della serie, a proposito, spoiler per chi non ha visto la serie, sia ben chiaro. Comunque, all'interno della serie, onestamente, che a Mercoledì avrebbero messo una romance era quasi scontato. Ma già semplicemente a partire dal fatto che l'hanno fatta adolescente, ovviamente, come già detto in Boris, storia teen ci deve stare. Ma un'altra cosa che ho sempre detto è che se me la metti con cognizione di causa, con criterio, con un senso logico dietro, alla fine anche una romance per Mercoledì lo posso accettare, anzi, ben venga, sono un animo romantico quindi dico anche ben venga. La relazione con Tyre onestamente mi è piaciuta perché alla fine sì, è vero, abbastanza prevedibile, abbastanza scontata la dinamica, era cioè tutto quello, l'ho già dissi nel video recensione, tutto quello che è successo in Mercoledì era visto e rivisto, trito e ritrito, abbastanza banalotta anche come arco narrativo. Però alla fine comunque è stato funzionale, cioè nel senso è stata funzionale alla storia stessa,
andava anche bene come l'hanno sviluppata, anche come si è sviluppato il rapporto tra loro due, come è andato a incrementarsi con gli altri personaggi, come è andato anche a intrecciarsi con gli altri personaggi, dallo sceriffo ai bully agli altri studenti della Nevermore. Comunque sia, la romance di mercoledì andava bene. Non l'ha nemmeno intaccata eccessivamente come personaggio, cosa che ho apprezzato tantissimo, perché Dio ti ringrazio che non hanno fatto quel tipo di personaggio che nel momento in cui si innamora si rincoglionisce. Ma ad essere onesta, visto che ora di sicuro faranno una seconda stagione, io non credo di volerla vedere eventualmente con qualcun altro, né con Xavier né tantomeno con Enid. Ma per il semplice fatto che secondo me mercoledì non è quel tipo di personaggio che ha bisogno di una love story. Vero anche che comunque l'intera serie ci ha indirizzato in tutt'altra direzione, a partire proprio dal primissimo episodio che dice a Morticia che lei non si innamorerà mai, non si sposerà mai, non avrà mai dei figli, perché lei vuole andare completamente contro tutto quello che è la madre. Vero anche che comunque nel corso della serie lei in primis si contraddice, perché appunto si fidanza, c'è dall'amore, quindi ok, magari quello poteva essere unicamente indirizzato agli eventi della prima stagione, magari la seconda stagione va da tutt'altra parte. Ma anche un'eventuale relazione con Xavier, non lo so ragazzi, non mi convince, ma perché quel tipo di personaggio che gli sta veramente troppo sotto a mercoledì è quel tipo di personaggio che da quando lo conosciamo letteralmente lui subito dimostra un interesse nei suoi confronti. Non è quel tipo di dinamica che mi fa impazzire più di tanto. Cioè, Tyler bene o male aveva un secondo fine, Tyler comunque si avvicina piano piano, vabbè noi sappiamo che aveva un secondo fine, però nella serie si vede che si avvicina piano piano, non c'era subito un interesse nei suoi confronti. Allo stesso tempo, come vi stavo dicendo, non sono nemmeno troppo convinta né sarei troppo felice di vederla con Enid. Ora ve l'ho detto, il cast in primis della serie spingono veramente tanto su questa cosa e io non capisco se sia tipo un mega spoiler futuro della seconda stagione oppure, non lo so, era una grande mossa di marketing perché sanno che al pubblico piacciono queste cose e quindi cercavano tipo di buttarla lì in mezzo. So già che però qualcuno di voi starà dicendo vabbè scusa, ma mercoledì si è fidanzata con Tyler, Enid invece si è fidanzata con quell'altro, non è possibile che si mettano insieme nella seconda stagione. Vabbè, mercoledì con Tyler non ci sta più, però nel senso in teoria Enid è ancora fidanzata. È vero, però è anche vero un fattore che di sicuro tutti quanti hanno notato, ossia gli indizi net. Netflix. Ora, come vi ho già detto e come Boris ci insegna, Netflix ha bisogno veramente di un tot di dinamiche che succedono praticamente in ogni serie. E una delle cose che ci hanno tenuto particolarmente a sottolineare del personaggio di Enid è che viene da una famiglia estremamente conservatrice, alle volte anche estrema, o meglio ci hanno fatto capire che possono arrivare anche ad azioni estreme, tipo cacciare Enid dal branco se eventualmente lei non si sarebbe trasformata. La madre le ha fatto notare che tipo se non si fosse trasformato in lupo mannaro sarebbe la sua ultima occasione per essere normale. Ci sono più di un indizio che ci fanno capire che comunque Enid si trova molto in difficoltà con la sua famiglia. Oltretutto il padre le ha detto la frase veramente tipica, ossia il resta sempre te stessa, che magari sono solo indizi ingannatori, ripeto, magari è solo una grande mossa di marketing perché sanno che alla gente gli piacciono ste cose e che quindi è un modo per far avvicinare la gente alla serie, a loro due, un po' il voglio vedere che combinano. Potrebbe essere semplicemente un giochetto creato per far, non lo so, speculare i fan, può essere assolutamente, però non sarebbe da escludere che anche questo potrebbe essere un fattore che spingerà Enid, non lo so, a un eventuale coming out. Per la serie mi sono trovata un compagno per far felice la mia famiglia, ma non è realmente questo quello che voglio? Per quanto riguarda Enid, assolutamente non ne ho idea. Per quanto riguarda mercoledì, non credo, perché alcuni speculavano che lei fosse aromantica e ci potrebbe stare considerando il personaggio, ma non credo che potrebbe valere all'interno di questa serie, perché comunque fosse stata romantica, non lo so, non avrebbe fatto alcune cose che invece ha accettato di fare all'interno della serie. E l'essere asessuale, ve lo dico, non c'entra niente in sto caso, cioè poi magari sì, ma non in questo caso, in questo discorso. Ve l'ho detto, secondo me il problema è che non è questa serie che ha bisogno di una romance. O almeno, e qui ritorniamo al discorso del primo video, potrebbe andare, ma se tu me lo metti con cognizione di causa. Cioè nel senso, se me la buttano molto così, tipo seconda stagione, Enid si rende conto e fa coming out, io dico no, onestamente no. Se mi fanno una cosa tipo alla Terra in Fate, io dico assolutamente no. Cioè ma proprio non credo, perché ripeto,
già per il fatto che c'è un team di registi molto più valido rispetto a quello che era il cast registico di Fate, io ti dico, non credo, cioè non penso che facciano una ciofega come fu il coming out di Terra o come fu proprio gestito la relazione di Terra all'interno di Fate, non penso. Però non mi verrebbe da dire che questa è quel tipo di serie che ha bisogno, uno, di una romance, due, tantomeno di una romance LGBT all'interno dei protagonisti, cioè con i protagonisti. A meno che, certo, ripeto, non sia messa all'interno con una validità del contesto. Ora posso solo dirvi che la relazione tra Enid e Mercoledì mi piace un sacco, perché comunque, ripeto, è quel tipo di relazione d'amicizia, nel senso due amiche che sono completamente l'opposto l'una dell'altro, ma che alla fine si vogliono bene. A modo loro, perché a modo loro. Però il loro rapporto e le loro dinamiche mi fanno spezzare, la adoro. Se eventualmente un domani volessero riprendere anche la relazione con Xavier, non vorrei che alla fine ce la facessero mettere insieme, perché non lo so, mi sembra veramente un atto quasi di carità, non lo so, cioè sto povero Cristo che gli è andato dietro per tutta la prima stagione, che è stato malmenato in tutti i modi durante la prima stagione e che nella seconda finalmente la conquista, cioè non lo so, raga, mi sembrerebbe veramente pietoso come atto, però si vedrà, si vedrà. Oltretutto, vi ripeto, io non comprendo proprio, non capisco se è il cast della serie che si sta divertendo a continuare a spingere su sta cosa che in realtà Enid e Mercoledì non siano semplici roommate, ma sono qualcosa di più. Io non capisco se sono loro che semplicemente è uno scherzo che ci hanno sempre fatto, una mossa di marketing, o è uno spoiler ad ampia fascia. Lo scopriremo eventualmente nella seconda stagione. Voi che ne pensate? Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta la serie, se vi sono piaciute le dinamiche amorose che ci sono state all'interno di questa serie, cosa vorreste vedere eventualmente in una prossima stagione. Se vi piacciono Enid e Mercoledì insieme, anche semplicemente come coppia fandom, cioè a me come coppia fandom in realtà mi piace, sia ben chiaro, come dinamica, cioè le dinamiche che creano il fandom mi piacciono pure. All'interno della serie non saprei. Discutiamo nei commenti, vai regà, il momento in cui questo monologo diventa un dialogo. Fandomizzate per bene nei commenti, noi nel mentre ci vediamo al prossimo video e nel mentre mi raccomando, continuate sempre a fandomizzare il mondo. Ciao!